divani colorati, televisori, una mensa modernissima e un salone dove fare musica. È il nuovo centro diurno di igiene mentale dell'ASL di Teramo, che dopo anni di esilio in località Casalena per il terremoto, torna in centro storico, nei locali dell'ex Tercas in Piazza del Carmine. Una struttura ampia e moderna, in grado di assistere 20 pazienti affetti da disagio psicologico, che potranno restare fino a 8 ore al giorno nel centro, curati e seguiti da professionisti del settore psichiatrico. In questi ultimi anni gli utenti sono stati dai 20 ai 24. Attualmente abbiamo, appunto per le restrizioni Covid, ridotto il numero a 15 utenti. Le attività principali sono attività riabilitative, questo è un centro riabilitativo appunto da un punto di vista del funzionamento, ci occupiamo soprattutto di questo aspetto nel migliorare il funzionamento di questi ragazzi nell'ambito sociale, lavorativo, familiare. E fanno anche attività di arte terapia, quindi musicoterapia, facciamo corsi proprio di arte con dei maestri d'arte esterni alla nostra struttura. E abbiamo fatto corsi di danza, facciamo ginnastica, facciamo palestra. Che tipo di disagi psichici curate o sostenete? Sosteniamo tutti i disagi psichici, anche diciamo, ci occupiamo dell'aspetto anche sociale, quindi curiamo dalla schizofrenia, dal disturbo bipolare, che sono poi i disturbi psichiatrici maggiori. Per la maggior parte diciamo, i nostri utenti sono per la totalità diciamo, affetti da queste gravi patologie. Cerchiamo in ogni modo di rendere sempre migliore il loro funzionamento appunto. All'arrivo non troviamo alcuna targa del centro diurno in Piazza del Carmine, nulla all'esterno che lo indichi, una stranezza che viene subito spiegata. Il nome alla nuova struttura sarà scelta dai ragazzi che la frequenteranno, saranno loro a decidere come chiamare la casa che li ospiterà ogni giorno. Il nostro obiettivo è quello di rendere il più personale possibile questo posto per i nostri utenti, per i nostri ragazzi, quindi vogliamo proprio che siano loro a scegliere il nome del centro diurno vivendolo giorno dopo giorno.